Ma è una mia impressione o il fiume si è un po' ristretto? Forse perché è autunno? No, non penso c'entri niente, ma mi sembra meno pieno del solito. Dai, andiamo a mettere sto segnalatore nella radio e speriamo... nemici, e speriamo seriamente... ormai mi ha visto. Dov'è? E speriamo che ste missioni per... Nasconderti non ti salverà! Sono qui davanti a te. Nasconderti cosa? E io non riesco a colpire. Ma che sta succedendo? Madonna, tre donne di livello 40 addirittura? Ma porca... Ma cosa sta succedendo? Vabbè. Io attacco il predone. Aiuto! Ma attaccatevi fra di voi. Uè! Stavate combattendo così bene fra di voi. Maledizione a voi. Guardalo, guardalo. Sul nemico più debole si accaniscono tutti e due. E niente, i punti esperienza però li ha dati a me comunque. Ma per quale motivo c'era sia il predone che il supermutante? Non l'ho capita sta cosa. Aia! Porca troia! E dai! Ma ci sono anche... Ma cos'è? Cioè, hai appena iniziato l'episodio, Dio mio! E già tutto il mondo contro di me. Ecco fatto. Merda, non c'è più. Quali sono i nemici? Oh, e chi dovevo combattere in tutto ciò? Vabbè, io prendo tutto, poi scarto. Dove è finita la tipa? Eccola qua. Vediamo se con una granata riesco a prenderti. Manco per il cazzo. Mi sa che con questa pistola sarà un po' difficile. Cos'è successo qua? Sarà un po' difficile colpirlo. Ecco fatto. Vorrei mirargli la testa, sì. Non ti dispiace, Spav. Sì, effettivamente sta pistola non è più un grande aiuto, purtroppo. Non è possibile che ogni volta devi ricaricare... Oh, ed è pure caduto di su. No, dai, non è ancora caduto. Mio Dio. E abbiamo appena iniziato, eh. C'è un tavolo da lavoro qua così distruggo la roba che ho preso? Dai, carichiamo sto olonastro e vediamo che succede. Ecco qua. Vediamo che dice. Attivare la connessione. Trasmettitore remoto. Roba noiosa. Riproduzione, messaggio registrato. Ehi, Mega. Ascolta, io sono David Thorpe, cazzo. Cazzo. Porta subito qui il tuo culo. Al top of the world, capito? Mezzanino. È ora di negoziare. O vi ucciderò dal primo all'ultimo. Ehi, Meg. Ascolta. Trasmissione confermata. Complimenti. Il tuo trasmettitore è collegato. E vai! Finalmente, Dio mio. Non è fantastico? Comunque, confessione. Sì, potrei attirare Meg qui in un batter d'occhio. Ok. Non fraintendermi. Di sicuro non è una mia fan. Ma questa trasmissione, credimi, molto più divertente. Ora probabilmente vorrai tornare al mezzanino. Tutto il casino dipende da qualcosa che sta laggiù. E conviene che quel posto sia bene in ordine prima che Meg si faccia viva. Ok. Andiamo a ripulire un'altra zona. Che tanto quello faccio. Sono un bidello praticamente. Cioè il mezzanino è la zona di mezzo fra il top e il bottom. Ma scusami, non l'avevo ripulita l'altra volta? Oh, che gioia. Viva le missioni ripetitive. E sta pistola non vale niente. Mi sa tanto che l'abbandono questa pistola, eh. Guarda. Tutti qui.
non vale proprio la pena di usarla. Guarda, neanche col 70%. Come mi sono salvato io. Neanche con un colpo in testa riesce a uccidere. Guarda, due colpi in testa. Tre colpi in testa. Vabbè, questo è stato il ritardo del gioco. Però con tre colpi in testa quest'arma non riesce a uccidere. Wow. Il fucile invece? Il fucile men che meno. Avrò anche tante munizioni di queste due armi, ma non vale la pena di usarne neanche una delle due. Aia, dolore. Curami. Nessuna delle due è una buona arma. Dannazione. Ce la farò prima o poi a prendere sta tortina. Ne sono sicuro. Che poi non mi ricordo se l'avevo già chiesto, forse in live o probabilmente anche in un altro video. Ci sono altre armi che usano la 38 e le 45 di munizioni? Perché se a questo punto queste due armi sono le uniche che le uso, lascio giù sia i proiettili che le armi. Occupo molto meno spazio almeno. Voi, forza, vieni qua che ti ammazzo a colpi di spada. Oh cazzo, una granata. Ma cos'è successo? Ah, era il suicida, ok. Da quando hanno alzato i livelli dei nemici, quella difficoltà che mancava effettivamente c'è. Cioè, nel senso, è più difficile effettivamente uccidere. Certo è che se inizio con la facilità di uccidere quasi tutti, al passare al ci vuole un sacco per uccidere tutti, certo non è che mi dispiace, ma mi infastidisce un filo. Cioè, finché fosse stato tutto così fin dall'inizio, non avrei avuto niente da ridigli di contro. Solo che, sai com'è, passare dal un colpo solo per uccidere tutti al 13 colpi per poter fare fuori un singolo ardente... Finché fosse un super mutante lo capirei anche, perché i super mutanti sono grossi e resistenti. Ma finché è un ardente del cazzo che è niente più che un ghoul alla fine... Sì, lo so che non sono ghoul, era per fare... Capito? Arriva un suicida. Ti pareva. Per fortuna che non fanno danno. Cioè, non fanno così tanto danno, più che altro. Più che altro, forse con le armi da mischia, ma forse anche per il fatto che non sono io una build melee, diciamo. Però con il colpo caricato, non dico che li sciotti, ma siamo lì lì, Siamo lì. Gli ultimi due nemici, finalmente... Oh, aspetta, andiamo prima da lui. Che è stato? Ah, madonna, c'hai un fucile a pompa, Maledetto. Ehi, Rosellina, ho ripulito il tutto. Ah, dovevo aspettare Meg. Ottimo, dove sei? Ehi là, buongiorno. Salve, sono Tarzan. Ulla, siamo... Non mi aspettavo questa imponenza. Che succede? Dov'è Torp? Parla con me, facciamo i duri. Stronzate, sono qui solo per David. Se quel bastardo è vivo, voglio vederlo. Dov'è? Non è qui. Rose ha mandato il messaggio per me. Conosci quel rifiuto umano? Beh, è robotico. Sei? Non dirmi che sei l'ennesimo inutile colono. No, tranquilla. Vengo dal Vault. Non mi dire, è un abitante. Meglio ancora. Esci da quel buco tutto acciaio e coccole e pretendi. Non oggi. Cazzo no, ti prego un combattimento adesso, no. Ho il trofeo di David. Il trofeo di David, Deve essere morto o scomparso se sei riuscito a metterci le mani sopra. Sono bravo, lo so, Immagino quindi che tu mi riconosca come il leader del posto. Sì. Hai ancora un cervello. Sì, Meg. Per dimostrare la mia generosità, ti concederò un minuto per dirmi di cosa hai bisogno prima di riprendermi l'appalachia. Beh, avrei bisogno di un po' di alleati, sai com'è. Non parlare. Abbiamo perso tutto a causa di quella malattia. Ho visto. Mentre voi stavate sottoterra al sicuro. Sì, però io mi sto impegnando. Dovete vaccinarvi. Ricordate che i vaccini servono.
Vaccinare tutte stronzate inventate dai soccorritori per vendere le loro scorte ai poveracci. No, 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 io sono vaccinato. Non cascarci anche tu. Non mi fregano, ci puoi scommettere. No, signorina, senti, mi ascolta. Perché non ho intelligenza o carisma abbastanza alto? Se provo un attimo ad abbandonare la discussione, fermi tutti. Per pensare che eri tu a volermi parlare. Se mi sparo un Mentaz... aspetta! Mentaz all'uva mi aumenta il carisma. Ottimo. Sapevo che prima o poi mi sarebbe servito. Cos'è che ho alto io però? Intelligenza ce l'ho a 4. Dannazione, non ci arrivo con un Mentaz normale. Va bene, andiamo di carisma allora. Senti, ora c'ho carisma alto. Forse, ma permettere a uno sconosciuto di somministrare cose alla mia gente trascende il concetto di fiducia. Senza contare che ho già un piano: ucciderli tutti. Ora stiamo conducendo un attacco contro gli ardenti. Non fanno in tempo a sbucare che li ammazziamo. Sai che quelli continueranno ad apparire, no? Il tuo piano non funzionerà. Scusa, ma dobbiamo agire in fretta. Il capo sei tu, puoi decidere adesso, no? Ho già preso una decisione. Tu mi stai chiedendo di cambiarla. Io lo sto chiedendo per il tuo bene. Ma che succederà se questa incursione non funzionerà? Subirai l'umiliazione e avrai bisogno di un modo di dimostrare che sei ancora un buon leader. Tipo una cura per la piaga? Intendi questo? Certo. Merda, carisma 12. Mi stai prendendo in giro. Senti, signorina. Carisma 12. Chi se lo aspettava tutta sta roba? In questo momento carisma 10. Me ne servirebbero due in più. Due in più, dannazione. Cosa mi può aumentare carisma? Mi serve il carisma, dannazione. Ti prego, dimmi che c'è dell'alcol che mi faccia aumentare la roba. Ti prego. Quando serve l'alcol e non c'è mai... Aspetta, forse quello è vino. Ti prego, dimmi che è piena. No, sono bottiglie di merda. Oh. Perché quando serve non c'è mai l'alcol? Non serve mai, mai l'alcol. Io spero che lei rimanga qui. Vado un attimo a casa, prendo tutto ciò che mi possa aumentare il carisma e prego Dio di poter saltare anche questa missione. Mi serve solo carisma 12. Carisma 12. Dovrei averla ancora un'altra Mentaz all'uva. Carisma più 3. Bene, perfetto. Mentaz all'uva per fortuna ce l'avevo. E il Mountain Honey più 1. Perfetto. Ti prego, fa che si metta una sopra l'altra. No, viene sovrascritto. Questo sai cosa vuol dire? Perché dovrò farmi una missione più lunga. Per niente. Ti odio, Meg. Siccome riconosci il mio ruolo di lì. Ma vaffanculo. Oh, so tutto sugli ardenti. E ho i miei progetti. Come per esempio distruggerli. Sì. Perché non lo scopri da te? Abbiamo un'incursione in atto. Potresti andare a vedere come la gestiamo. Non vorrei, credimi. Non vorrei. Però se non funziona, vi vaccinate, stronzi. Affare fatto. Sappi solo che noi siamo tornati e non permetteremo a nessuno di ostacolarci. Guarda. Raggiungi la loro posizione e cerca Aldridge. Digli che ti mando io. Quando avrai finito, torna alla nostra base. Si io trova ti nel odio. Cratere ricavato dalla vecchia stazione spaziale, Crater. Non puoi sbagliare. Il cratere che si chiama Crater, giustamente. Reputazione dei predoni. Ottimo, no? Mi fa salire di livello questa cosa, oppure è una cosa goliardica? Non credere mai a chi dice che sarà un lavoretto rapido. I lavoretti rapidi sono quelli in cui prima spari e poi chiedi. E non è nello stile di Meg. Signorina, io non so perché la sua linea di dialogo sia uscita in questo momento così appropriata. Però lei c'ha ragione. Non credere mai a chi ti dice che sarà un lavoro rapido. Perché non andrà mai bene un cazzo. E ti toccherà fare una missione iperlunga che ti porterà all'esaurimento. Santo cielo. Da quanto sta andando avanti sta missione di Rose. È tutta colpa sua. E questo? Questa porta messa qui? Boh. Ma come sono morto? Ma scusami, sono caduto da altezze peggiori io. Pensa, ero anche vicino all'obiettivo. Madonna. E cosa hanno ammazzato i vampiri giganti? Qua mi sa che non è finita proprio bene, eh. Madonna, che brutta vista. Oh, però c'è da dargli credito. Hanno ammazzato due di questi ardenti volanti. Ehi là, stiamo morendo, eh? Fammi indovinare. Meg è un idiota e ti ha mandato qua a morire. E tu chi cazzo sei? Duh. Bella voce, però.
Meg mi ha mandato qui. La cosa non mi lusinga. Sicuramente non sarà felice di vedere che gli ardenti ci hanno asfaltato. Ma pensa un po'. Fortuna, finirò come una di quelle odiose creature. Vuoi che ti uccido? Se vuoi c'è una soluzione a questo. Si chiama vaccino. Soluzioni? La notizia migliore del giorno. E tu hai la voce più bella di oggi. Cose simili, bene, perché ne avrò bisogno. Non esiste la cura. E allora che cosa dovrei fare? Ti sembro incline ad ascoltare le tue inutili stronzate. Solo la morte, allora? Vuoi uccidermi? Sai cosa? Non sono ancora pronto alle misure drastiche. Non è affatto detto che diventerò come loro. Bravo. Ti prego, bravo. Fammi un favore. Non dire che mi hai visto. Non lo saprà nessuno. E noi non ci incontreremo mai più. Proviamoci di nuovo col carisma. Le spalle a un uomo morto. Complimenti. No, no, tranquillo. Devo solo strafarmi di droga. No, non si fa, ragazzi. Non si usa la droga. È solo Mentaz. All'uva, tra l'altro. Molto buona. Dicevamo. Sai che è la cosa giusta da fare? Vuoi che anche gli altri passino questo? Sì, hai ragione. Hai proprio ragione. Non dovevamo venire qui. Ma fai in fretta, ok? A me dispiace, però. Non vorrei ucciderti. Forza! Avevi detto una cosa veloce. Mi dispiace, piuttosto che diventare uno di loro. Senti però anche il silenzio. In questo caso è più che adatto alla situazione. Niente musica, niente roba di sottofondo, niente rumori. Solo il silenzio. Abbiamo appena ucciso un uomo che aveva paura anche di morire. Eccoci arrivati al rifugio dei predoni. La gente pensa che rubiamo le loro cose, ma non sanno che siamo arrivati prima noi. Dio mio, ti sparerei in faccia solo perché sei apparsa all'improvviso. Testa di cazzo. Un negozio di armi. Giornaliere in possesso. L'importanza della comunicazione. Ok. Beh, almeno abbiamo un altro posto dove stare. Ehi, testina di cazzo, il tuo amico è morto. Quindi ora, a meno che non inizi di nuovo a rompere le palle, ti vai a vaccinare. Guarda un po' chi si vede. Dov'è Aldridge? Dove ti ho appena detto, morto. Cazzo, lo sapevo. Aldridge ci stava mettendo troppo. No, sei tu che sei scema. Facciamo in modo che il suo sacrificio non sia stato vano, va? Mi fai ricordare quanti di quegli assurdi debordanti scoppiati erano con noi ai tempi. Non permetterò che altri facciano la stessa. Oh, finalmente. Fine. La cosa giusta. Devi vaccinare tutta la tua gente. Per quanto odi ammetterlo, hai ragione. Senza contare... Per fortuna sei una di parola, Meg. Io parlo con i miei. Tu rispetta la tua parte dell'accordo. Ci vediamo presto, 76. Grazie, Meg. Oh, finalmente. Davvero non ti ricordi? Dio mio, io... Ricompensa sbloccata, wow. E vai, un po' di ricompense. Cosa abbiamo qui? Allora, abbiamo il pacchetto kit della salute... La cassa di scorte, cassa panca militare, bello. Tra poco sblocchiamo anche la panca dei pesi, che è una ricompensa leggendaria. Ottimo. E tra l'altro abbiamo ricevuto un sacco di premi, per cui ora io sono pesante. Se non sei dei nostri, farai meglio a guardarti le spalle. Ti sparo in faccia. E comunque banditi, ma almeno il culo se lo puliscono.